Sergio Rubini, di nuovo in televisione, purché finisca bene questo ciclo. Tu sei Bruno, chi è Bruno? Bruno è un uomo, diciamo, con un piede nel passato, un uomo che non è riuscito a stare al passo coi tempi, non ha accettato di aver raggiunto l'età che ho io, non ha accettato di essere stato lasciato dalla moglie, non ha accettato che gli anni 70 siano finiti, che sia morto il CE, non ha accettato, diciamo, nulla di questo mondo che si rinnova, se non che quindi, diciamo, si è impigrito. È un uomo di talento che però si è impigrito. Se non che al piano di sotto gli va ad abitare una che poi a un certo punto vorrebbe mandarlo via anche dal piano di sopra, perché lei pensa bene di farsi l'attico e il superattico. Da questa naturale antipatia che nasce tra i due nasce anche una sorta di attrazione, anche perché lei è una donna completamente diversa da me. Lei è una donna manager, tagliatrice di teste, con un piede negli anni 80, e quindi, diciamo, io ho un piede negli anni 70, lei c'ha un piede negli anni 80. Questa cosa fa nascere un attrito che poi, come nelle migliori commedie sentimentali, si trasforma in attrazione e simpatia. E spesso appunto gli opposti si attraggono. Senti, si attraggono, gli opposti stanno molto antipatici, quando ci si sta molto antipatici con qualcuno bisogna aver paura. Sergio, ti abbiamo visto al cinema in un bellissimo film, La stoffa dei sogni, poi sei a teatro in Dobbiamo parlare, adesso la televisione. Che rapporto c'è, che filo rosso c'è che lega questi tre, chiamiamoli così, mezzi? Non so. Io penso che, a differenza di Bruno, del personaggio che faccio in questo film, penso che questa crisi sia stata una grande opportunità poi alla fine per tutti noi, perché un conto è vedere la crisi come qualcosa che ti sconvolge il passato e allora tu sei disperato perché vorresti che tutto tornasse come prima. Se invece vedi alla crisi come la possibilità di cambiare le regole e cosa, io insomma vedo che, per esempio, prima gli attori di cinema con sospetto lavoravano in televisione o lavoravano in teatro, adesso un po' si è mischiato tutto, finalmente un attore può fare tutto ciò che può, lavorare con tutti i mezzi che ha a disposizione, senza strategismi. Si è aperto, secondo me, si sono aperte le possibilità per uno che fa il mio mestiere. E quindi io credo che tra la televisione, il teatro, il cinema non possa che esserci una sinergia, perché dovrebbero esserci barriere.